Ameria Radio presenta Liricando, divagazioni di un melomane, di e con Vito Stabile. Buon pomeriggio a tutti. Oggi divaghiamo su questo tema. È scherzo o è follia? Dal melodramma dei compositori a quello dei registi. E avete indubbiamente compreso che parleremo di certe attuali, possiamo dire non belle, abitudini dei registi lirici moderni, perlomeno per me. Divaga con me l'amico professor Marco Materassi, che brevemente presento. È stato docente di storia e di estetica musicale al Conservatorio di Trento dal 78 all'83 e a quello di Verona dall'83 al 2017. È autore di circa 280 pubblicazioni, fra libri, edizioni di opere musicali, saggi musicologici per riviste specializzate. Per Radio 3 Rai ha curato diversi cicli di trasmissioni dedicati alla musica. Dal 1988 al 2005 ha collaborato al quotidiano L'Arena di Verona come critico musicale e con articoli per le pagine culturali, svolgendo inoltre fino al 2015 l'incarico di consulente musicologico per la Fondazione Arena di Verona e per altri enti musicali. Marco, benvenuto. Grazie Vito, Io non amo grazie molto. all'emittente che ci ospita. Perfetto. Io non amo molto le regie moderne, ma per non farmi prendere la mano, c'è appunto qui Marco che ci illuminerà sul fenomeno. Ogni brano che faremo sentire è un mio riferimento a casi in cui io ho assistito a regie che non mi hanno convinto e costituisce un mio piccolo personale contributo a restituire a queste opere maltrattate, tra virgolette, una grandezza che gli autori di dette regie non hanno, a mio parere, considerato. Quindi, se siete d'accordo con le regie moderne, arrabbiatevi con me e non con Marco. Allora, io partirei con questo brano. Donizetti, Don Pasquale, Tornami a dir che m'ami, interpretato da Toti Dalmonte e Tito Schippa. Perché presento questo brano? La Scala, nel periodo Covid, ha fatto una trasmissione televisiva in cui il brano era cantato in una via dove la principale attività era la più antica professione del mondo. Io vorrei restituire onore a Donizetti con una superba interpretazione di altri tempi. Sicuro
Allora Marco, vogliamo partire con una prima domanda? Ci cominci a parlare delle origini del fenomeno di queste regie, chiamiamole moderne o attualizzate, che dir si voglia? Bene, partiamo. Allora, cominciamo come ogni favola che si rispetti, anche se questa purtroppo non è affatto una favola, col dire c'era una volta. Anzi, c'erano una volta l'Aida di Verdi, il Rigoletto, la Traviata sempre di Verdi, c'era una volta la Turandot di Puccini, la Bohème di Puccini, la Carmen di Bizet, e potremmo continuare. Ecco, queste c'erano una volta. Quando, cioè, l'opera era ancora identificata fondamentalmente con la musica. Quando c'era una curiosità intorno al fenomeno operistico, quando il pubblico ancora s'aspettava dai teatri una produzione di novità continua. E questo è stato così, diciamo, fino a tutto l'Ottocento. Ho sotto mano una statistica. Ecco, pubblicata in un volume dedicato a Giuseppe Verdi di Gino Monaldi, Verdi 1839-1898, pubblicato nel 1899. Attenzione, Verdi era ancora vivo. Ecco, e Gino Monaldi dice questo: dal 1842 al 1855. Ecco, quindi in questo arco di tempo di circa 13 anni vennero rappresentate in Italia 534 opere nuove. Quindi, in 13 anni, nei teatri italiani si danno 534 opere nuove, media 41 opere nuove per ogni anno, per ogni stagione. Ecco, ed è una cosa incredibile. E a fine secolo, a fine 800, anno di pubblicazione, ripeto, 1899, Monaldi dice: ebbene, di queste 534 opere venute alla luce in questo periodo, ne rimangono oggi in repertorio appena una ventina. E fa cita alcuni titoli, soprattutto Verdi, Nabucco, Lombardi, Ernani, Due Foscari, Masnadieri, Luisa Miller, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, ora, questo fenomeno comincia a cambiare quindi radicalmente di segno già a fine secolo e diventa ancora più vistoso andando avanti nel tempo, soprattutto nel secondo, a partire dal secondo dopoguerra, quando c'è questa sorta di separazione più o meno consensuale fra i musicisti e il pubblico. La nuova musica viene rifiutata. Sarebbe interessante capire le ragioni, studiarne le ragioni, ma non abbiamo molto tempo, credo. Ecco, fatto sta che dal secondo dopoguerra, cioè dagli anni 50 in poi, il repertorio operistico circolante nei teatri si è ulteriormente ridotto al cosiddetto repertorio. Io ho provato a vedere, nella stagione in corso 2022-2023, 10 teatri lirici italiani, 10 programmazioni di enti lirico-sinfonici, tanto per rimanere nello stesso ambito, una sessantina di titoli. Ora, di questi 60 titoli, circa 43 sono titoli di repertorio. Abbiamo ovviamente 16 titoli verdiani, 9 di Puccini, 5 Donizetti, 4 di Rossini, 4 di Mozart, 3 di Wagner e 2 di Bellini. Ecco, con parecchi doppioni, perché abbiamo in questo anno due Vespri siciliani, due Macbeth di Verdi, due Aida, due Traviata, tre Madama Butterfly pucciniane, addirittura due Bohème, due Tosca, due Barbiere di Siviglia, due Don Giovanni, eccetera, eccetera. Abbiamo l'immancabile Carmen di Bizet, abbiamo ovviamente Pagliacci, nessun'altra opera di Leoncavallo, il quale ne ha scritte 10 di opere, però non se ne fanno altre.
di autori contemporanei in questa stagione prossima. Abbiamo solamente pochissime cose. Abbiamo il Winter Journey di Ludovico Einaudi e Adam's Passion di Arvo Pärt. Basta. Cioè, in 60 titoli, circa due soli sono di opere contemporanee. Abbiamo qualche rarità, come la Mirandolina di Borislav Martinu, Il parlatore eterno di Amilcare Ponchielli. Ecco, una certa novità. Ecco, quindi praticamente tutta la produzione dei teatri è concentrata attorno a un numero estremamente ristretto di titoli. Sempre quelli, sempre quelli, sempre quelli. Allora, cosa dobbiamo fare perché si giustifichi questa eterna riproposizione degli stessi titoli? Vabbè, dobbiamo puntare su altro che non sia novità musicale. Allora, fino ad un certo punto abbiamo avuto i grandi cantanti e i grandi direttori. Quindi c'erano, che so, la Traviata di Kleiber, piuttosto che il Flauto Magico di Carla Böhm, piuttosto che Tristano e Isotta di Karajan o altre cose, o i grandi cantanti. Ad un certo punto, quando anche i grandi cantanti e le grandi bacchette sono, se non finite, diciamo in via di estinzione, perché trovamene qualcuno oggi che possiamo definire, a parte rari casi, grandi cantanti o grandi bacchette. Che cosa è rimasto per giustificare le novità dell'opera? La regia, il regista. Quindi adesso la giustificazione sostanzialmente di riproporre l'ennesimo Rigoletto o l'ennesima Carmen sta nella novità della regia. Quindi abbiamo spostato completamente l'attenzione sull'aspetto dello spettacolo più che su quello della musica. Karl Dahlhaus, uno dei maggiori musicologi del Novecento, ha scritto: in un melodramma è la musica il fattore primario che costituisce l'opera d'arte e la costituisce in quanto dramma. Ecco, e questo viene spesso dimenticato. La musica deve essere il punto di riferimento imprescindibile, fondamentale, di qualunque scelta legata alla messa in scena dell'opera stessa. Quindi c'entra il libretto, c'entrano anche le didascalie che il compositore ha fatto mettere sulla partitura. Ecco, ci stiamo dimenticando un po' tutte queste cose. Quindi ormai l'opera è dei registi. Perché? Perché è la giustificazione che possiamo dare alla ennesima, ripeto, riproposizione dello stesso titolo, ancora una volta, dovunque. Allora, prima di farti la seconda domanda, io faccio il cattivo un'altra volta. Circa un anno fa, Roberto Alagna rifiutò di cantare La Tosca, in cui la regia e le scene erano ispirate alle 120 giornate di Sodoma di Pasolini. Pur avendo nel contratto la possibilità di far cambiare il regista, se ne andò lui. Io faccio un tributo a Roberto Alagna adesso. Le stelle
Ecco Marco, dopo questo brano vorrei riprendere il finale del tuo discorso, quindi mi pare di capire che c'è una tendenza a spettacolarizzare in senso negativo, mi pare di aver capito, quanto si va a mettere in scena. Certo, perché è chiaro, cioè, è una prospettiva direi anche culturale attuale. Si privilegia lo spettacolo, cioè il divertimento, l'aspetto culturale che è impegno. La cultura è comunque impegno. Lo spettacolo può essere anche solo divertimento senza problemi. Non è detto che lo spettacolo non possa essere cultura, però la dimensione dell'impegno non va mai disattesa. Ora, è chiaro che se noi andiamo a puntare tutto sull'aspetto spettacolare, spettacolistico dell'opera, passa in secondo piano tutto quanto. Cioè, se noi modifichiamo per il gusto di modificare, perché non abbiamo fatto un buon servizio culturale alla musica. Attenzione, perché ci sono una tendenza contrapposta. Mentre in campo musicale si tende ad un approccio, diciamo, di tipo filologico alla partitura, cioè cercare di riportare la musica dell'opera alla vera fonte, cioè al pensiero originario del compositore, perché niente come l'opera è stato soggetto nel corso del tempo a modifiche, interventi, manipolazioni, aggiunte, ritocchi, ritagli, eccetera, perché in fondo è un organismo vivente la musica che si rinnova ad ogni esecuzione. Quindi tutte le opere, ancora ai tempi dei compositori, già Verdi si lamentava degli abusi dei direttori e dei cantanti, quando ancora lui era in piena attività, quindi figuriamoci adesso. Ecco, per cui un approccio filologico alla musica, cioè a riportare, andarsi a rivedere le stampe, addirittura i manoscritti originali delle opere e cercare di riportare il testo musicale alla sua lezione originaria. Questo per quanto riguarda la musica. Dall'altra parte, invece, della parte spettacolistica, cioè della regia, si tende invece alla massima libertà e autonomia interpretativa. Leggevo le ragioni, non mi ricordo più di quale regista, il quale dice: a mettere in scena un'opera così come è scritta sono capaci tutti. L'interessante è saperla ricreare. Ci vuole un approccio laico alla sacralità lirica. Cos'è? Dissacriamo tutto? Facciamo quello che abbiamo visto? Facciamo questa Carmen come quella del Maggio Musicale Fiorentino, in cui è lei che ammazza Don José, gli sfila la pistola dalla fondina e gli spara, ma non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo, perché a cantare le ultime parole dell'opera: Ne pouvez arrêter, c'est moi qui l'a tué, cioè potete arrestarmi, sono io che l'ho colpita. È ancora lui che, morendo, canta queste cose. Almeno falle cantare lei, falla sporca fino in fondo, no? Ecco, e cos'è successo ad una di queste repliche di questa Carmen fa miserata? Che la pistola non ha funzionato. Carmen ha sparato un colpo, non si è sentito pum. Ne ha sparato un altro, non si è sentito pum. Non c'era l'attrezzista con la pistola di riserva dietro la scena che faceva il colpo. A quel punto Don José si è fatto venire un infarto ed è morto in scena direttamente, senza che nessuno lo colpisse. Ecco, evidentemente Bizet si è vendicato in quell'occasione. Diciamo, vabbè, questo è un aneddoto divertente, ma ecco, arrivare al punto di stravolgere completamente il finale. Perché? Perché non possiamo più permetterci di assistere a femminicidi in scena. Cioè, il politicamente corretto non può essere retroattivo, non può essere portato indietro all'epoca di Carmen, composta nel 1875, non dimentichiamo, quindi molto più, cioè, secolo e tanti rotti fa. Ecco, non possiamo fare queste cose, dobbiamo mantenere determinate dinamiche che sono quelle originali. Cioè, se noi andiamo a stravolgere, ad ambientare un'opera in un contesto completamente diverso, che so, opere come Traviata o come Nozze di Figaro, in cui il dislivello sociale tra i protagonisti è una componente fondamentale. In Nozze di Figaro sicuramente fra nobili e servi, e in Traviata sappiamo bene fra il mondo, diciamo,
di questi personaggi ricchi, brillanti e di queste mantenute che vivevano attorno a questo mondo. Ecco, se noi andiamo ad ambientare queste opere, diciamo, in un periodo completamente diverso ai nostri giorni, il dislivello sociale che costituisce il motore dell'opera sparisce e quindi perde ragione d'essere in tutto, tutto acquista un senso completamente diverso. Quindi è molto pericoloso fare operazioni di questo genere. Non escludo che si possa fare un'intelligente attualizzazione dell'opera, ma attenzione, rischiamo di distruggere tutte le intenzioni artistiche. Allora, una delle opere maggiormente bistrattate, uso degli aggettivi forti, Marco, mi devi perdonare, ma sono fatto così, è il Rigoletto. Quando ho cominciato a interessarmi alla lirica, negli anni Ottanta Cappuccilli rifiutò di cantare un Rigoletto, che mi sembra fosse al Maggio Musicale Fiorentino. Ecco. Ambientato in un campo di concentramento nazista, dichiarando che non buttava via anni di onorata carriera dietro le scemenze di un regista. Allora io faccio un tributo a Piero Cappuccilli e ascoltiamo Piero Cappuccilli in Cortigiani, vir razza dannata. Pagliar vedo
Allora Marco, introduciamo un altro argomento. Oggi, parlo di oggi, ma è già da qualche anno, si va a vedere la Tosca di Livermore piuttosto che la Tosca di Puccini. E anche i giornali, una fetta importante della critica, cioè chi dovrebbe divulgare, far capire, eccetera, eccetera, mi sembra che abbia dei peccatucci anche lei, o sbaglio. Oddio, qui andiamo a toccare un altro punto. Sembra che vogliamo fare una trasmissione di lamentele oggi, ma va bene. Diciamo però la realtà è questa. Allora, la critica musicale, oggi come oggi, è una professione molto squalificata. Parliamoci molto chiaro. I critici veri, i critici musicali, sono una razza in via di estinzione. Non dico che non ce ne siano più, ma quelli che ci sono saranno gli ultimi, probabilmente. Allora, la critica musicale nasce a inizio 800, quando nascono le prime riviste dedicate alla musica, come l'Allgemeine Musikalische Zeitung, ovviamente tutta roba tedesca, che nasce nel 1798. E lì cominciamo ad avere queste figure, che sono il primo Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, poi avremo Robert Schumann, per esempio. Poi avremo Edward Haslick, sono tutti personaggi che hanno guidato il mondo musicale a comprendere quello che avveniva nel contemporaneo, quello che stava succedendo nella musica. Senza Hoffmann, Beethoven non sarebbe stato compreso. Lui ha scritto Beethoven, era ancora vivo in piena attività all'inizio dell'Ottocento, 1802, 1803. Le sue critiche hanno fatto capire al mondo chi era Beethoven. E così Schumann, senza Schumann, Schubert non sarebbe mai stato riconosciuto come un grande. Il povero Schubert è morto a 31 anni all'ombra di Beethoven, tutta la vita è morto solo un anno dopo Beethoven. Se non fosse stato per il critico musicale raffinatissimo, oltre che grande compositore, qual era Robert Schumann, non avremmo saputo o non avremmo compreso così presto la grandezza di Schubert. E sempre Robert Schumann è quello che nel 1853 ascolta suonare a casa sua a Düsseldorf il ventenne Johannes Brahms e gli predice un grande futuro di sinfonista. Questo nemmeno Brahms lo sapeva, perché la prima sinfonia di Brahms la scriverà solo a 43 anni, quando si sentirà finalmente pronto di scrivere musica sinfonica. Dicendo sentiva il gran peso ad avere un gigante come Beethoven che gli marciava dietro le spalle, Brahms. Ecco, comunque, grazie a personaggi come questi, la musica ha preso le strade che ha preso, proprio perché erano figure che riuscivano a interpretare lo spirito dei tempi attraverso la musica. Poi, nel momento in cui il repertorio ha preso il sopravvento sulla produzione nuova, anche il critico musicale è diventato un giornalista. È diventato quello che recensiva il concerto che si stava facendo in quel momento. Abbiamo avuto anche qui importantissimi critici musicali che facevano questo tipo di lavoro, anche fortemente culturale, orientato in senso culturale. Nome per tutti, Massimo Mila, ma personaggi che hanno scritto libri. Massimo Mila era un docente universitario di storia della musica. Cioè, avevamo queste figure importanti che pur facendo recensioni di concerti, cioè più cronaca che cultura, riuscivano comunque a dire cose importanti, interessanti. Adesso queste figure non ci sono più. Adesso i critici musicali, non mi piace molto usare questa parola, non sono più specializzati. Diciamo che i giornali non hanno più soldi da spendere per queste cose. Quindi pagano qualcuno, qualunque che vada a scrivere delle cose. È chiaro che il poco esperto di musica, ha un'ancora di salvezza se può parlare più della parte registica, cioè di quello che si vede che di quello che si sente. Per cui si buttano tutti a disquisire sulle regie e di musica se ne occupano le ultime quattro righe. Dicono, insomma, tutto sommato, bene questo, bene quello. Ma non dicono niente perché non sono capaci di dire niente. Quindi si salgono parlando esclusivamente alla regia e quindi fanno il gioco di questa opera in mano definitivamente espropriata dai registi. Per carità, ci sono cose buone anche in queste regie, però ci sono anche tante, tante cose che non vorremmo vedere, questo è poco ma sicuro. E i critici stanno dando una grossa mano a questa tendenza.
Va bene, allora continuiamo a parlare male dei registi. Alcuni anni fa vidi a Reggio di Torino un trovatore in cui il coro in questione, Squilli echeggi la tromba guerriera, era in una scena con violenza sulle donne. Mentre invece, se ascoltiamo le parole che pronuncia questo coro, è un brano che inneggia alla gloria e all'onore. Allora, restituiamo onore a Giuseppe Verdi. Oh.
dimenticato di dire che questa era un'interpretazione dell'orchestra del Metropolitan e coro diretti da James Levine. Passiamo all'ultimo argomento. Si può un po' sminuire questo pessimismo di cui abbiamo circondato la nostra trasmissione? C'è qualche prospettiva o no? Ma guarda, ho difficoltà a dire di sì, francamente, perché vedo che questa tendenza ormai è in atto da tempo. E io leggevo proprio in previsione di questa nostra chiacchierata alcuni articoli usciti su riviste varie, anche musicologiche e non, che risalgono articoli risalenti a 10-12 anni fa. Si dicevano le stesse cose e c'erano appelli agli uomini di teatro perché cambiassero un po' questa tendenza. Ecco, evidentemente è rimasta inascoltata. Io non sto dicendo che non ci siano cose ben fatte, perché francamente una regia lirica di Franco Zeffirelli, e qui da noi all'Arena di Verona ne abbiamo viste praticamente sempre ogni anno, sono regie molto belle, rispettose della tradizione. Laddove invece si fanno cose, si fece quella Traviata di Grandvig con Violetta che sembrava vestita come Lady Diana, e per fortuna se aveva una cantante con un fisico adeguato, avesse avuto certi soprani, diciamo di qualche anno fa, volevo vedere come facevo vestita col tubino nero. Ecco, comunque, insomma, adesso ci sono queste appropriazioni indebite, permettimi di chiamarle così, per le quali non vedo grandi prospettive di cambiamento. Ci vorrebbe un cambiamento culturale molto coraggioso, cioè quello di tornare. Verdi diceva: torniamo all'antico, sarà un progresso. Verdi si riferiva all'insegnamento della composizione nei licei musicali. Attenzione, non si riferiva al teatro. Sì, questo pochi lo sanno, si riferiva all'insegnamento nei conservatori della composizione. Ecco, comunque anche diciamo, torniamo all'antico, torniamo all'opera, torniamo alla Carmen di Bizet, alla Aida di Verdi, al Rigoletto di Verdi, alle nozze di Figaro, a Don Giovanni di Mozart. Ecco, torniamo a rimettere le opere nelle mani dei musicisti che le hanno scritte. Attenzione, la musica è una lingua, un linguaggio ad altissima definizione, dove tutto è definito, le durate, le intensità, i colori, tutto ha una sua precisazione. Il linguaggio verbale, il linguaggio di un testo teatrale, no, è un linguaggio a bassa definizione. Tant'è che i registi che lavorano su un testo teatrale modificano, tagliano, cambiano, in sostanza senza alterare minimamente la sostanza artistica del testo. Con la musica non si può fare, mentre molti registi ritengono che si possa fare quello che si fa col testo letterario, si può fare anche col testo musicale. No, non è così. È un altro livello di definizione. La musica sarà molto più alto e va molto più rispettata. Io non lo so cosa si possa fare. Bisognerebbe tornare appunto ad avere il coraggio di concentrarsi sulla musica. Non vedo in prospettiva grandi cose. Come vedrai, invece, bisognerebbe tornare a mettere in scena opere poco rappresentate, cioè rinnovare il repertorio prima di tutto, rinnovarlo, uscire da questa logica di quei 20 titoli che sono sempre quelli. Se noi mettiamo musica nuova in scena, l'interesse tornerà a concentrarsi sulla musica più che sull'aspetto visivo. Ma non lo so, staremo a vedere. Ecco, forse è ancora vero quello che scriveva Paolo Salviucci nel 1953, in un piccolo libro che si chiama La musica e lo Stato. Paolo Salviucci era un uomo di spettacolo, ma un dirigente, era stato sovrintendente dell'Opera di Roma in quegli anni, nell'immediato dopoguerra. Come introduzione a questo suo libro, dove parla in termini piuttosto allarmati e allarmanti della situazione musicale, stiamo parlando 1950, eh? Ecco, parlare di teatro al mondo teatrale italiano è inutile. Si tratta oggi di un mondo governato da gente che non ha nulla in comune con la storia della scena, affaristi avidissimi, burocrati romani,
Approfittatori politici, cretini misteriosamente importanti. Ecco, non voglio dire che sia esattamente così, ma questo che scrive ha perfette condizioni di causa. Non voglio dire che siamo a questi stessi passi, però ci vorrebbe coraggio per uscire da questa situazione e ridare alla musica quello che è suo. Mi auguro che sia così, ma al momento non vedo grandi prospettive. Grazie Marco. Adesso senti, possiamo salutare gli ascoltatori o prima dell'ascolto del brano o dopo l'ascolto del brano. Cosa preferisci? Ecco. Salutiamoli subito, ci lasciamo con la musica così almeno ci lasciamo bene. Allora, quindi grazie di essere intervenuto e mi auguro di poterti avere in altre occasioni. Volentieri, grazie a te Vito, grazie a tutti chi ci ha ascoltato, grazie a chi ci ha ospitato nell'emittente radiofonica e spero alla prossima. Allora, il brano è dall'Elisir d'amore di Donizetti, Una furtiva lacrima nell'interpretazione di Giuseppe Di Stefano. Alcuni anni fa in televisione fu messo in onda un Elisir d'amore ambientato sulla riviera Adriatica con Dulcamara, ovviamente spacciatore di droga, e il brano che ascolteremo adesso si svolgeva sul tetto di un piccolo bar da spiaggia. Spiagge e ambienti limitrofi che ovviamente erano luoghi di spaccio. E nella scena vi era un'enorme piscina di plastica a forma di paperotto. Non dico altro, restituisco onore a Gaetano Donizetti e godiamoci questo brano.
Ameria Radio ha presentato Liricando, divagazioni di un melomane, di e con Vito Stabile.